Salve a tutti. Eccoci qua. Abbassiamo un pochettino la musica. Siamo andati, abbiamo cambiato orario. Qui è Melbourne, e da Melbourne sono appunto le 8 di mattina. Abbassiamo un pochettino la musica. E come ho detto prima, siamo cambiati, abbiamo cambiato orario. Comunque qui vi saluto, poi saluto tutti quanti voi che siete in ascolto. Saluto il primo, ho dimenticato Lori. Lori, se vuoi condividere anche sul tuo gruppo, perché mi è scappata. Comunque, anzi, Loris, se sei pronto vorrei portarti proprio a te in diretta tra poco. Vedo che sei disponibilissimo, metti il telefono orizzontale che ti porto e mi dai aggiornamenti da Crotone, dai. Non era previsto, Loris, Loris Pesce, che è in ascolto. Dimmi se sei disponibile, messaggio. Intanto, a parte la sigla, ripeto che siamo duplicati, ripetuti su diversi gruppi, ne cito alcuni: Radio Teleparsec, Spark Rommel, Italia Bella, Popolo per il Popolo Crotonese, per l'intenso. Sì, allora preparati, mettiti il telefonino orizzontale che tra poco ti porto in diretta, dai. E mi aggiorni qua, faccio vedere dopo la camera, fuori c'è luce, come vedete, ecco, c'è luce per farvi vedere che qui siamo già al primo novembre, festa dei tutti i santi. E lo so, voi ancora siete a ottobre e qua siamo a novembre. Ancora mancano 2 ore per voi. Allora, oggi ci collegheremo anche di nuovo con la Germania per sapere come vanno, come va la questione del virus. Intanto vediamo qui, devo far partire un altro computer. Qui un attimino mettiamo il codice. Un attimino. Ecco qui. Non me lo richiede un attimino, tutto in diretta. Ok, allora saluto tutti quanti voi. Sì, Loris, qui è giorno, non è sera. Buona serata a voi, lì in Italia, in Crotone. Non so, molti saranno davanti al televisore, ma non fa niente. Noi sarò in diretta lo stesso. Ho cambiato questo l'orario perché in modo da trovarvi tutti disponibili, perché così abbiamo un po' la migliore combinazione, sia tra quelli che ci seguono dall'Australia, che si svegliano, e sia tra quelli in Italia che invece vanno a nanna, si preparano ad andare a letto. Anzi, con la differenza che in Italia a quest'ora, alle 22, non c'è la pennichella. Qualcuno, sono due le cose: o si guarda la televisione, oppure uno sta su Facebook o sta sui social. Dunque, io mi chiamo Eugenio Perri, saluto Massimiliano Perri, finalmente ti vedo in diretta. Massimiliano Perri è una nuova conoscenza di Crotone. Ciao. Ciao, io saluto. Ricordo che la trasmissione verrà riversata subito dopo sul canale Melbourne Live. Saluto anche Leo Medei, che è pronto per partire. La trasmissione verrà, allora mo adesso Leo preparati che ti porto direttamente, la trasmissione verrà riversata su YouTube, sul canale Melbourne Live, Eugenio Perri, mettete con noi e vi tirerà questo episodio. Allora, lasciamo un pochettino la sigla da parte perché mi distrae un pochettino.
Sì, salve a te Leo, fra poco mettiti la cuffietta così mi preparo pure io con il tuo collegamento, il primo collegamento. C'è tanto nella pentola c'è tanto che bolle. Intanto volevo dire, per quelli che seguono questa trasmissione su YouTube, salve a tutti, là non vedranno tutti questi saluti che invece appaiono su Facebook, che la trasmissione non ha nessuna intenzione di offendere nessuno. Se c'è qualche disguido, se c'è qualcuno che si offende, qualcuno può partecipare o può chiarire. Qua non vado in trasmissione per non offendere nessuno, che sia ben chiaro, perché non sono pagato né da Leo è prontissimo, adesso lo portiamo in trasmissione. Non sono pagato da nessuno io, lo faccio per pura passione, quindi un attimino che ecco il microfono e portiamo Leo Medea in trasmissione. Ecco qui, Leo dovrebbe apparire, così ci dà. Intanto apprendo dalle notizie stamattina che è morto Sean Connery, il famoso attore. Saluti. Ecco, Buonasera a te, Leo. Ciao. salutoni a voi tutti. Saluti. Allora, ci manda un abbraccio Massimiliano da Crotone con tanti cuoricini e lo salutiamo. Un abbraccio pure a te, Massimiliano, da Melbourne e da Firenze. Bene. Leo, se incontro luce, Leo, ti vediamo tutto buio in faccia, ma il segnale è buono. Sì, dovrei mettermi dalla parte però dove non si prende molto bene, o se no mi metto No, no, così così, e così, potete sì. vedere un po' di Monza, di Milano Terme, la diretta di pallavolo da Monza, però forse così mi vedo meglio. Che dici? Ecco, Sì. il No, segnale mi sembra buono. poco poco. Allora, io Ecco, ti sì. Se mi metto proprio in favore di luce, magari va via il segnale. Come No, l'altra no. volta, perché c'è quella parte, ormai sui metri quadri dove il segnale si perde, non si perde. Mi fai Ecco, venire tutt'al più posso. in mente Mr. Bean un episodio con la sua televisione, l'antenna, come si muoveva Sì. Però adesso Sì, no, se io vado dalla parte dove c'ho anche gli abat-jour, tanto per intenderci, no? E comunque io vivo in hotel, in un B&B, no? E c'ho anche l'uso della cucina, di altre stanze, però voglio dire, se vado verso il mio abat-jour, le ultime 4 volte si è perso il segnale. va Forse benissimo, quindi è meglio se stai sto. bene così. Leo, buona serata a te. Bene. Hai cenato, Leo? Ho cenato. Questa sera sono andato anche un po' di porchetta, guarda un po', con il novello veneto, il vino novello veneto. È il migliore di tutti attualmente, supera anche quello toscano. Sono Addirittura. i vini nuovi, no? Sì, sono i vini nuovi, i vini del 2020, no? E Sì. quindi sono andato un po' di porchetta. Bene, bene, tutto molto bene. Col vino novello italiano, veneto, Leo, va benissimo così. stavo dicendo all'inizio che non abbiamo nessuna intenzione di offendere nessuno in questa trasmissione, la facciamo per puro divertimento e passione, quindi se qualcuno si ritiene offeso ha la facoltà di replica, di partecipare, di correggerci se sbagliamo qualcosa. Comunque, informaci, ragguagliaci Ma non so subito. se ti riferisci alla scorsa settimana, se ti riferisci a qualche equivoco che è sorto la scorsa settimana, però voglio dire, non mi sembra neanche il caso di ritornarci, no? Sì, Sì, mi no, senti, scusa. semplicemente che uno non debba pensare che se, ad esempio, a Leo Medea gli chiedo cosa pensa del Crotone e facciamo un esempio, e se Leo dice no, secondo me il Crotone gioca male, va male, subito scrive qualcuno, allora Leo ti denuncio perché parli male del Crotone. Siamo arrivati pure a questi livelli. Cioè, Leo, No, ora voglio come dire, opinione, può dire quello che vuole. ho capito a che cosa ti riferisci. Sì, va bene il tuo esempio, però voglio dire, molte volte si dicono fra virgolette, si scherza, cioè c'è il virgolettato. A Pallagorio, per esempio, anche in Calabria, ora non voglio essere volgare, però a livello sociologico si dice proprio cuiugnare in senso buono, no?
il cugnato e il cugnatore si alternano, io a volte vengo preso, tra virgolette, non in giro, Leo non è un bravo maestro, va bene, e si scherza su questo, ma come fa Leo a essere un bravo maestro se ascolta solo la musica rock, no, quelli satanici col corno dei Led Zeppelin, no, e si scherza, e poi un altro dice magari Leo è un bravo maestro, è un po' c'è il virgolettato, capito? C'è un po' il virgolettato soprattutto fra amici. Poi alla fine lo stesso Gaetano per sdrammatizzare ha detto il primo strimpellatore sono io. Ha fatto benissimo lì, no? Appunto che uno poi tende a scherzare anche con se stesso, no? No, il maestro più cattivo, no, visto che mi piace il rock e la sua satanicità, sono io, Leopoldo, il maestro più cattivo perché mi piace Deep Purple, no? È solo Sì, musica da sballo rock. anche perché abbiamo tante preoccupazioni, specialmente in questi tempi di Covid, e uno ancora va a pensare a denunce e tutte queste cose. È proprio tipo, No, voglio dire, viviamo in una bisogna situazione. entrare un po' nello. Leo, C'è un tentativo di riconnessione. Leo, la tua linea La mia linea non è delle si sente migliori, se malissimo proprio adesso. poco mi sposto. Io ti vedo No, se... bene. lo so, ma è noi che ti vediamo male. Se stai... Finché diciamo il video si vede male, ma l'importante è che l'audio si senta bene. Salutiamo tutti quelli che... Allora. Se mi sposto un po' così, vediamo se mi sposto un po' così, perché da questa parte della mia l'audio... stanza, dove sono, è L'audio da arriva questa bene. parte. Io qui ho un ritorno buono sia dell'audio che del video, quindi non me ne rendo conto. Però l'audio, Va vabbè, allora bene. andiamo di audio, via. Anche perché mi sono messo No. nella posizione migliore. Certo, allora i prossimi collegamenti li dovrò fare comunque con l'iPad, come lo chiami tu. Ecco, che lo sto anche vedendo. Sì, lo sto vedendo perché ce l'ho sul letto e ci sono con me stesso che mi vedo male. Sì, ora lì lo vedo. E di linea, posso Sì, e aprire, che ne so, forse posso perché sono aprire. collegati. No, forse perché No, sono posso collegati aprire tutti e anche la due. finestra. Ecco, Que posso no, aprire la finestra. quando sono. Leo, ascoltami, Ecco. quando sono collegati Sì, tutti e dimmi. due, dovresti staccare uno perché la linea non ce la fa. Se sono Ah, collegati. allora si può dare anche questo. Allora, stacco del tutto uno. Sì. Ho staccato uno, non so se si vede meglio. Sì, dai un po' di Forse. tempo. Perché se tutte e due mandano lo stesso Ah, segnale, sì. allora C'è più dispendio. sì, esatto. Allora C'è più dispendio di energia. il crotone, come io non so ancora il Allora, ora si risultato. vede bene. Ora si vede bene. Sì, meglio di prima. È meglio di prima. Se mi metto da questa parte che è la parte migliore comunque della stanza. Ecco. E il Crotone oggi ha perso con l'Atalanta. Ha perso addirittura. Ha perso con l'Atalanta 2-1 in casa, anche perché l'Atalanta è nettamente più forte. C'è poco da fare, no? Sì, C'è il problema di l'Atalanta incontrare proprio. le squadre più forti. E L'Atalanta è la quindi squadra. appunto, l'Atalanta è una L'Atalanta è squadra la che lotta squadra rivelazione. per rivelazione degli ultimi 3 anni ormai, è una realtà del calcio italiano, no? E quest'anno lotta sempre comunque per le prime 4 posizioni. Perdeva da 2 partite, quindi si doveva rifare col Crotone. Il Crotone dovrà vincere con le pari grado. Con il Torino, chiude a un punto, le altre sono a 3, a 4, a 5, a 6. Deve fare un campionato con queste squadre che rimangono nel lasso di 5-6 punti. Ma si sapeva che era un po' un campionato un po'. Massimiliano da Crotone ci dice così. Allora, comunque il Crotone è una squadra che può fare benissimo solo la Serie B. Per fare la Serie A bisogna spendere parecchio.
Questo è un pensiero di Massimiliano di Crotone. Sei d'accordo con lui Ma io direi, su questa? che Massimiliano di Crotone fa un ragionamento molto logico, no? Però un po' come l'amore, il calcio logica molte volte non è. Nel 2017-18 c'erano gli stessi presupposti di cui parla logicamente Massimiliano, no? E invece ci siamo salvati. Quindi che possiamo bissare il 2017-2018, no? È un po' come l'amore, a volte non è vero Capisco. che solo con i bellissimi, a volte vanno con i meno belli. È un po' la vita, no? Sì, Poi se lo pienamente mettiamo d'accordo sul su piano questa del tua. business, se lo mettiamo sul piano di quanto uno investe, eh beh sì, il Crotone è una delle squadre più povere del campionato, con le ultime cinque. La classifica parla chiaro, non puoi competere con quelle con 15, 16, 17 squadre. Non puoi competere perché ci sono altri soldi messi sul piatto della bilancia, altre rose. No, alla fine non è che ci si improvvisa, però secondo me il Crotone ha comprato persone giuste. Ha comprato Ma che per ora pensi? sarà Riusciamo popolare, però forse non poco. a farcela su quest'anno in Serie A oppure che pensi la tua previsione? Ma io, la mia previsione, io posso dire che il Crotone, come nel campionato in cui si salvò, ma anche nel secondo, attenzione, perché c'era il caso Chievo che l'avrebbe salvato ai tribunali, il Chievo, vabbè, stendiamo un velo pietoso, fece delle scorrettezze per far scendere il Crotone, non sarebbe mai sceso in B fino al 2018, anche in quell'anno comunque in cui scese, giocò bene. Giocò bene, aveva tutte le altre squadre a 4-5 punti. Se il Crotone arriverà ad aprile con tutte le altre, con le squadre dirette concorrenti a 4-5 punti, se la potrà giocare il campionato. Però quest'anno c'è l'incognita del coronavirus. Non so se andremo fino a maggio. A proposito di coronavirus, com'è la situazione lì a Firenze da te? La situazione è che i numeri sono in ascesa anche qui a Firenze, però come diceva Conte, quello che fa ben sperare è che le terapie intensive non si stanno affollando come un tempo. Sono sempre un po' in allarme, perché c'è l'allarme, però su 10.000 sono occupate 1.000, 1.100, 1.200, perché molti riescono a curarsi a casa. Il 90%, dice, dati del governo, io l'ho sentito dire da Conte, il 90% di chi ha il coronavirus questa volta non sta in ospedale, ma va a casa e quindi questo ci sta salvando. Ma le cifre sono da lockdown totale. Lo farà dopodomani la Francia, lo farà la Germania e lo farà entro mercoledì anche l'Italia, anche per noi a scuola, credo. Ma a proposito, tutte le città, c'è una rivolta generale, a parte quella fatta dall'estrema destra, Forza Nuova e via di seguito, però dico, c'è un malumore, in Italia, specialmente i ristoratori apparecchiano i pavimenti con le posate, ecco, ma è possibile che il governo non si renda conto dopo aver speso tanti milioni per i banchi a rotelle, Leo? Eh beh, forse lì non è questione di essere negazionisti, no, lì è questione di come si combatte il coronavirus. Voglio dire, i ristoratori li poteva lasciare fino alle 23 e fare i coperti di mezzogiorno, ma fare anche quelli serali. Sì, è uno sbaglio dei 5 Stelle, del PD, del governo, che si ritorcerà comunque contro. Qui non è questione di credere o di, non cre o di negare il Covid, qui non si E nega, però voglio aggiungiamo dire. anche la categoria dello spettacolo, perché è andata in chiusura, cinema, teatri, la cultura. Insomma, lasciamo la Stendiamo un velo ristorazione. pietoso, La ristorazione. Perché la cultura è come se non esistesse, è come se non esistesse proprio. fino a caso contrario, i cinema, i teatri, i ristoranti non sono stati una fonte di contagio, bensì i mezzi pubblici, perché sono tutti affollati, ma non questa parte della società italiana. È un errore,
è un errore macroscopico. Magari Conte può essere bravo anche per certi altri versi, per carità di Dio, avrà anche i suoi punti forti dove avrà fatto bene, ma questo dagli storici verrà considerato come un grosso errore, perché appiedi ancora di più l'economia. E poi voglio dire, caro Conte, esistiamo anche noi single, forse con Casalino e Grillo non l'ha capito questo. No, se tu mi levi anche il mangiare e fra un po' non mi fai andare manco al supermercato, io single, come faccio a fare la pizza a casa se tu fra un Sì, po' non mi fai andare neanche al ma ancora, supermercato? ancora Sono c'è pure sbagli. c'è da aggiungere che tipo nei ristoranti c'è poi dopo tutta una filiera che viene decapitata, decimata, tipo i ristoranti, anche se loro vendono un piatto, però quel piatto è fatto di pasta, è fatto di frutta, è fatto di carne, sono prodotti che vengono prodotti dagli agricoltori, eppure quelli poi dopo vengono penalizzati. Ma non è soltanto il Certo, ristorante con il che tavolo lì, sono ma errori macroscopici, voglio dire, e poi voglio mentre dire. mentre la cosa assurda, Leo, la cosa assurda, i tabaccai non sono un luogo di contagio, quelli sono aperti. Perché lì lo Stato fa grossi introiti, no? Col tabacco ha fatto sempre grossi introiti, avvelenando tra l'altro, fra virgolette, la gente, perché se fa tanto il bravo, il moralista che non mi fa uscire e giustamente mi fa osservare tutte le norme, dovrebbe fare anche grosse battaglie contro il tabagismo e invece da sempre non le fa. Io ho smesso di fumare, ma ho smesso da solo, forse anche Ma poi, grazie agli avvertimenti di mamma, di papà, dei tuoi, che comunque ci dicevi di non fumare, ti ricordi? E quindi io devo essere più grato a voi che non ha lottato. Leo, poi anche tornando nel mondo della scuola, diciamo, università, scuole medie, inferiori, c'è stato tutto questo spreco di risorse nei banchi quando si potevano con quei soldi dare a ognuno un tablet e potenziare la linea. Le connessioni, perché sicuramente ci facciamo carico, ad esempio, uno studente che vive in Calabria, in quei paesini sperduti della montagna, come fa a seguire in remoto la classe se non c'ha una connessione buona di internet e non c'ha manco un tablet o un iPad, come vogliamo chiamarlo? L'iPad, come lo dite voi in Australia, è ancora più bello, no? Noi lo chiamiamo iPad. Tu ovviamente hai l'inglese buonissimo. L'iPad, si dice bene, lo Stato dovrà spendere molto di più per quanto riguarda tutto il settore digitale per i ragazzi, no? Perché effettivamente la didattica a distanza, ma molti bambini manco si raggiungono. No, cioè tu devi incrementare le linee, cioè la deve smettere, il Palagorio deve essere coperta tutta, Casabona pure, non dico le campagne, no, che poi c'è anche questa contraddizione che a Furci c'è una linea fortissima e alla Valle a Palagorio no, oppure lì da te, no, dove devono fare scuola i bambini. Quindi sì, sono d'accordo con te, lo Stato deve lavorare sul digitale, dalle fibre, deve anche incentivare le compagnie dove lavorano molti privati, le compagnie telefoniche, si devono un po' svegliare. E perché botte piena e moglie ubriaca sappiamo che non ci possono essere. La botte non è piena. Quindi che lavorino su questi settori, Sì, prego. stamattina svegliandomi ho letto pure questa triste notizia di Sean Connery, 90enne, che ci lascia, un attore, se vogliamo parlare di questo attore che diciamo ha segnato la scena del cinema, Una perdita, è una perdita specialmente con le per la sue cultura, però. interpretazioni, perché lui è stato anche, Bon. ha fatto parte della saga 007, poi dopo a I'm me Bond, la forma contratta, I am Bond. James Ti ricordi Bond. quando abbiamo visto tutti gli 007 anche a Radio Parsec, anche in via dei cinque canali, no? Taglia 1, tutti mandavano, no? E poi ricordiamo la grande partecipazione nel nome della rosa, no? Di Umberto Eco, portato in Sì, TV, quella no? secondo me è la ciliegina sulla torta, quella, anche perché
Io devo aggiungere su Sean Connery che lui diciamo, da giovane aveva un fascino, ma poi da vecchio l'ha acquistato, ha raddoppiato il fascino, è stato come quei vini, più è invecchiato e più attraeva le donne, nonostante è stato uno dei pochi, è stato uno dei pochi attori che non ha mai divorziato, mi pare che la moglie sia francese, e non ha mai divorziato. È stato sempre fedele al matrimonio, quindi Sean Connery vanno i nostri complimenti e una preghiera per la sua anima. Anche perché sui vari set ha avuto modo di conoscere diversi animi femminili. No, vabbè. Comunque va a favore. Immaginiamo, ma lui Perfetto. nonostante avesse stare insieme a belle donne, lui è stato fedele al matrimonio. Ed è l'unico attore che non ha divorziato, è rimasto con la compagna che ha sposato. Quindi questo è un vanto per Sean Connery. Sono d'accordo, è un grande, è stato un grande anche in questo, no? E beh, poi i valori fondamentali della vita, è un grande, sì, comunque sul fascino, 90 anni, no? Che poi non ha disdegnato a volte neanche verso i 70, ti ricordi in certi film, di somigliare a certi calabresi di Strongoli, di Gerace, no? Proprio alla uso nostro, diciamo, no? Col baffettone, no? Da pescivendolo di Ciro Marina, bello, alto, bella persona, per carità di Dio. Quindi sì, è stato molto bravo, no? Penso che sia una perdita per il mondo della cultura, però quando uno muore poi diventa eterno. Da oggi è diventato eterno un grande della cinematografia e della cultura planetaria, di tutto il mondo. Trasmetterò qualcosa in Medias Movie anche su Radio Teleparsec. A proposito, sempre di spettacolo, il virus ha beccato pure Ornella Vanoni, leggevo. Ornella va verso gli 82 pure lei, non 90 come Connery, ma benissimo. Le auguriamo pronta guarigione anche ad Ornella Vanoni, eh? E la possiamo ricordare anche questa notte al sabato di Radio Parsec. Va No, ricordi benissimo. l'appuntamento? Leo, e infine, in chiusura. Qui da me siamo già primo novembre, da voi ancora siete ottobre, manca un'ora da voi per scattare ad ottobre. Noi qua siamo Manca poco. domenica mattino qui a Melbourne. Ascolta Leo, e per gli auguri oggi sono, tra poco saranno tutti i santi. Cosa, a Firenze si fa qualcosa di Facciamo gli auguri a particolare? tutti. Facciamo gli auguri a tutti, no? E poi c'è anche il 2, il giorno dopo, la commemorazione dei defunti, no? Ti ricordi quando eravamo piccoli a Pallagorio? C'era questa usanza di andare al cimitero poi il 2, no? Dopo tutti i santi di domani, no? Al cimitero e voglio dire, nella nostra infanzia comunque gli insegnamenti non sono stati brutti sotto questo profilo, no? Perché veniva vissuta anche come una festa, no? La Certo. festa quella dei defunti, il pregatore, il purgatorio, no? Magari andavamo in luoghi che ci mettevano anche un po' di adrenalina addosso, no? Però voglio dire, è un fatto anche di smitizzare la paura della morte, anche in modo nostro. Quelle giornate ci servivano, quei 2 novembre Sì, pallagoresi di quando però eravamo piccoli. devo contestare che nella nostra educazione che ci hanno dato i nostri genitori, nella nostra cultura c'è un errore madornale. Sempre il bambino, invece di prepararlo con la sorella morte, diciamo così, decori, decori, ti viene a prendere, decori qua, il morto qui, il morto là, avere sempre questa fobia, questa paura. Generalmente come dici tu, però quel giorno era un giorno di riconciliazione, non so se ti ricordi, poi la messa di Padre Antonio presso la cappella Ruffo Araco, no? Ti ricordi quella in fondo? Sì. Quello era un giorno di riconciliazione, però negli altri giorni sì, dobbiamo fare di più anche nei nostri paesi, rendere la morte un po' più sorella, come hai detto tu, no? Di renderla meno tetra. Nelle sue, anche perché poi fa parte della vita, è una, voglio dire, e poi voglio dire, a un certo punto certe persone vogliono morire loro stesse, no? A un certo punto noi stessi siamo che vogliamo morire, speriamo il più lontano possibile, per carità di Dio, no? E speriamo nel modo più dolce possibile, però
voglio dire, ti immagini una Infatti, vita anche da vecchio, di un operaio che è stato licenziato, di uno che ha lavorato tantissimo. Cioè, noi tutti agogniamo, no, aspiriamo, no? Aspiriamo a un riposo poi alla fine dei nostri giorni, del nostro ciclo. Infatti mi hai fatto venire in mente proprio mia madre quando era malata, però non sapeva che era una malattia brutta e ci diceva, ma io devo morire, voglio morire. Cioè era consapevole che era arrivato il capolinea anche per lei. Purtroppo finiamo con questi ricordi di Padre Antonio con a volte spesso il 2 di novembre. C'è la pioggia con ombrelli, si andava tutti lì al cimitero. Finalmente il cimitero stava aperto, il cancello stava aperto per 2 giorni e c'era questa fila di persone, questo diciamo che andare e venire di persone che andavano tutti a fare visita ai cari e poi noi bambini correre su quelle tombe che schiamazzavano di più, dove c'era magari qualcuno deceduto da poco e vedere chi è che sta piangendo, chi è? Eravamo tutti curiosi. Bei ricordi, Leo. Sì, mi ricordo, fai bene che ci fai venire un po' questi ricordi, però quella giornata, ripeto, era di riconciliazione, tutto sommato, no? Andavamo Sì. in quel luogo e non avevamo neanche tanta paura, era un po' vissuta come una festa. Gli altri giorni che dobbiamo agire, e tu dicevi bene, nella nostra cultura. Vedere la morte come un fatto spiacevole, senza dubbio, però come un fatto che esiste nella vita, no? Che va superato e che rende eterne le persone. Peggio per chi fa male nella vita, perché il ricordo meglio perché il ricordo sarà bello. Poi un sonno, un Certo, riposo certo, eterno. certo. Per fortuna pure. Certo. Prendiamola con un po' di Certo, non. filosofia. Però dici bene, negli altri giorni ancora nella nostra cultura dobbiamo lavorare. Cioè, la morte non deve essere vista solo come uno spauracchio terribile. Lo so che è difficile, però su questo dobbiamo diventare un po' più anglosassoni anche noi. Bene Benissimo. Leo, allora io ti ringrazio per il tuo collegamento da Firenze, un abbraccio e buona serata, buona nottata lì in Italia. Spero che la parte finale si sia vista un po' meglio, spero. L'audio non c'è problema, purtroppo per quanto riguarda il video c'è poco, è un po' penalizzato, ma l'audio ti ho Perché è seguito, quindi. penalizzato? Perché si vede meglio con l'iPad. La prossima volta lo farò con l'iPad e con la cuffietta. D'accordo, un abbraccio Leo. Bene, salutoni, saluti a voi tutti. Ciao a Ciao. tutti. Ciao. Allora, era proprio il collegamento con Firenze, Leo Medea che... Allora, io dovrei collegarmi di nuovo con la Germania, però ho un po' di problemi con Messenger e l'altro computer che non vuole partire. Quindi non so se Gaetano mi ascolti, ti faccio l'appello. Lui mi ha mandato un messaggio. Allora, un attimo, vediamo se lo prendiamo con l'iPad almeno. Andiamo qui. Allora, ripeto che qui a Melbourne sono in questo istante le 8:37 minuti primi. 8:37 minuti primi, mentre ciao Carmela, buonanotte anche a te. Ripeto che siamo live in questo momento, non è in differita, abbiamo cambiato soltanto l'orario. Da me è giorno e da voi è notte. Adesso abbiamo invertito perché hanno invertito anche l'orario. Allora, vediamo qui se riesco a sbloccare questa situazione un attimino. Ecco qui. Vediamo se riusciamo a far partire Messenger. Allora,
Intanto saluto tutti quanti voi che ascoltate, ci seguite e anche specialmente tutti quelli che seguono appunto la trasmissione su YouTube, ripeto, con noi Eugenio Perri o Melbourne Life. E a proposito siamo pure ripetuti su Melbourne Life. Intanto vediamo se riesco a ripristinare il collegamento che non vuole partire. Non so, un attimino, vediamo perché. Ok, vediamo se riesce a partire. Vi ricordo pure che per voi che seguite questa trasmissione, specialmente se non avete Facebook, su YouTube, c'è una parte che potete diventare followers, nel senso potete ricevere la notazione quando c'è una nuova trasmissione, oppure vedere tutto il resto che viene prodotto qui da Melbourne. Allora, abbiamo un pochettino di ho io qui un po' di problemi tecnici, ve la faccio vedere, se no, altrimenti mentre parlo con voi, ecco, qui ho dei problemi che non riesco a collegarmi con il Messenger. Vediamo se lo facciamo. Allora, se lo sentiamo tramite iPad, che come ho detto prima, è lo strumento di riserva. Vediamo se riusciamo a. Lo sto chiamando. Eugenio, che è Ciao. successo? Scusa. No, ma siamo in trasmissione. Forse non riesci tu a vedere, ma io non ti ho risposto perché ero con Leo. Adesso io ho problemi. Non ti vedevo al mio computer. Come mai? E no, perché tu devi andare su quell'altra parte, ma non fa niente, ti posso garantire che siamo in onda, poi lo potrai vedere. Un attimino che ti metto ti riprendo perché ho problemi con un altro computer, ho dovuto usare l'iPad. Tu mi senti bene? Sì, ti sento bene, sì. Allora, un attimino che. Dobbiamo fare un pochettino di. Allora, sono già collegato e passo. Peccato che non ti ho visto. Ah, va bene, tanto io ti ho visto, ma non potevo risponderti perché ero già in trasmissione. Ecco qui. Gaetano, adesso ti vedono, sei collegato con il mio iPad. Buona serata lì in Germania, come si sta? Germania siamo a 19.000. A 19.000 Sì, contagiati. sì, sì. Sale, sempre sale. Sale, questo è un problema serio. Infatti, parlavamo poco fa con Leo Medea da Firenze, eppure parlavamo di questa situazione, perché non so se lì in Germania segui, ma qui in Australia ti posso garantire che vedo e seguo, hai visto là in Italia fanno parecchie manifestazioni nelle piazze perché i ristoratori vogliono essere aperti. Sì, l'ho visto. Ma in Germania c'è qualche protesta o tutti sono. Qualcuna, ma non molto, non come in Italia, naturalmente. Ho Come capito. in Italia no. Allora, ti ho fatto un regalo per Natale, eh? Attenzione. Sì? Sì, ti ho mandato nel Messenger un brano che ho composto speciale per la tua famiglia, per te e per la tua famiglia, un brano di Natale che ho composto, però te la senti una volta tu, te l'ho anche scritto, ascoltala una volta, poi il giorno 25 lo ascolti con la tua famiglia. Sì, grazie, mi
Mi fa molto piacere. Gaetano, fammi, come dire, introdurre. Gaetano Parise è un musicista, compositore, anche produttore. Io con te volevo parlare proprio dell'ultima produzione che ho visto. Adesso la gente l'avrà visto pure perché l'abbiamo condivisa. La produzione che hai fatto lì a Prato. Cosa? Quale produzione? La produzione video sul tenore Bartolini. Ecco. Lando Bartolini, sì, Sì, il segreto della vita. ecco, io ti volevo, perché adesso la gente ce l'ha disponibile su Facebook, lo può vedere, però ti volevo fare delle domande che riguardo sempre questo video. Ecco, come si è capito che con Lando avete una lunga amicizia? Sì, allora ti spiego. Dunque, io nel 1962, prima che andavo in Israele sono andato nel 66, ma nel 62 io ho conosciuto il fratello di Lando. Il fratello di Lando era un cantante italiano che fece anche Sanremo lui e aveva bisogno di un chitarrista. Io ero giovanino, come si dice, appena. Allora, sono entrato all'orchestra di Rocco Montana, cioè Lino Bartolini si chiamava. Lando Bartolini, il tenore Lino Bartolini, in arte Rocco Montana. Allora, sono stato 2 anni con lui, difatti Lando con la moglie, venivano sempre appresso a noi, il venerdì, il sabato e la domenica, quando si andava a suonare. In Emilia Romagna si andava a Viareggio, si andava a Ponte di Marmi, si andava in tutti i posti, insomma, dove si andava Sì. durante il venerdì, sabato e domenica. E non l'ho mai sentito Lando cantare, perché lui era un tessitore, cioè un tessitore che avevano dei telai. Era sempre pieno di peluria quando noi facevamo le prove vicino Prato, a Casale di Prato, e non l'ho mai sentito cantare. Insomma, ti ho raccontato. Poi il fratello mi telefona e mi dice: Gaetano, guarda che passo da Capalle, vicino Campi, dove abitavo io. Dice: guarda che passo da Capalle, ti prendo, se non viene il pianista, devo andare a Milano con l'impresario a fare un provino io, il fratello di Lando, questo. Ho detto, va bene, io aspetto, se in questa ora non arrivo, vuol dire che è venuto Paolo, il pianista. Va bene, non è venuto, che è andato con Paolo. Che cosa è successo? È successa una disgrazia. Forse Gesù Cristo mi ha guardato. Allora, praticamente, loro stavano andando a Milano, a Rocco Villaggio praticamente, lo sai dove si trova Rocco Villaggio? Dopo Calenzano, Va bene. sì, per andare prima di Bologna, molto prima di Bologna, si ferma. Allora, l'impresario era davanti, Paolo era di dietro il pianista e Rocco stava guidando. Si fermano a prendere un caffè, l'impresario gli dice a Paolo: guarda, mettiti tu davanti, che io mi metto di dietro così mi riposo un po'. Sì. Insomma, farlo breve, arrivano a Fivenza, caro Eugenio, e vanno a finire sotto un camion. Addirittura. Addirittura. E muore il ragazzo Paolo, il pianista, di 20 anni aveva, e Rocco, il fratello di Lando. L'impresario va in coma, si è salvato lui. Poi sono andato al funerale, io e via di seguito qui sotto sopra. Praticamente poi sono uscito io, perché è morto lui, sono andato via di là. E nel 66 poi sono andato in Israele, non ci siamo più visti con Lando Bartolini, con il tenore, no? Perché? Chi se lo immaginava che diventava un tenore mondiale in questa maniera? Non l'ho mai sentito cantare, veniva sempre appresso a noi. Allora, praticamente una sera mi trovavo con mia moglie
a Francoforte, a casa, e sento le notizie che dice l'apertura di Aida a Monaco di Baviera con Lando Bartolini. Ho detto, ma non è possibile questo. Ho detto, ma questo è un grande amico mio, come si dice, di dove è diventato tenore questo? Praticamente dopo 27 anni di assenza con Lando, praticamente mia moglie subito telefona all'informazione, prendiamo il numero telefonico, avevano già finito, dice telefona domani mattina perché alle 11 hanno le prove a Monaco. Io ho telefonato, non era arrivato, gli ho detto mi faccia questa cortesia, ma sapete dove sta il tenore Lando Bartolini? Dice sì, hotel a Opera, Opera Hotel. Bene. E mia moglie trova il numero telefonico all'Opera e praticamente io telefono, pensate un po', che dopo 27 anni io prendo il telefono, telefono all'Opera, all'Hotel Opera, dico prego, vorrei parlare col signor Bartolini. Sì, sì, un attimo, dice. Fa pronto? E dico, Schwachime, dico Schwachime, ma quando sei diventato tenore? Mi ha riconosciuto dalla voce. Gaetano, dove sei? Veramente, è un film questo, veramente. Mi ha detto, ma io sono a 400 km da te, e vieni a trovarmi, mi fa. Infatti, ho fissato, sono andato a trovarlo all'Opera, a Monaco, e di lì è iniziata l'amicizia. Ho capito. E non ci siamo più persi. Poi lui faceva 6 mesi vicino Prato, c'ha una grande villa fantastica, l'hai visto nel video, sì. No? E 6 mesi aveva una grande casa a un'ora di New York. Ora l'ha venduta quella, perché praticamente io ogni volta che sono andato a Firenze, sono andato a trovarlo, siamo andati a mangiare la pizza insieme, via di sesso. Siamo amici, 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 come si dice. Allora, praticamente, lui cosa fece quando è morto il fratello? È partito perché c'aveva uno zio Bischoff, praticamente un cardinale, a Filadelfia. Allora prende la moglie per dimenticare un po' la tragedia di suo fratello e prende e se ne va a Filadelfia. Mi ha raccontato Lando questa storia, praticamente e lo zio lo porta a mangiare con la sua moglie in un ristorante una sera. Mangiano. Mentre stanno pagando che stanno per andare vicino al padrone, lui fa «Oh, sole mio!» Ma ti rendi conto? Dice, mi ha detto Lando, si è presentato uno, io non sapevo neanche parlare in inglese. Dice, e ha parlato con mio zio, dice, questo è mio nipote, ma dice, lui c'ha una voce tenorile, questa è la mia carta, telefonatemi domani e prendiamo un appuntamento. E ha pagato 7 anni all'Accademia a Filadelfia, ha vinto il premio di Mario Lanza. Guarda, non ti dico un tenore mondiale. C'avevano tutti paura, sia Domingo, sia Carrera, sia Pavarotti, avevano paura di Lando. Perché Lando Bartolini, ti dico una cosa, l'ho visto io, l'intervista di Bernstein, sai chi era Bernstein? No, chi? No, quello che ha scritto tutte le operette, tarararara sì, America, sì. Tarararara, Maria, 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 ecco. Era un dirigente molto grande. Mi ha detto, quando sono andato a trovarlo poi a Prato io, fa Gaetano vieni che ti faccio vedere una cosa. E mi fa leggere un giornale. E a questo Bernstein gli fanno una domanda. Dice, per lei, maestro Bernstein, chi è il tenore più grande del mondo?
E lui fa: il tenore più grande del mondo è Lando Bartolini. Quindi adesso ti spiego, quindi ti spiego io cosa succede in questo brunch. Te lo spiego io. In questo brunch c'è invidia, gelosia e purtroppo l'hanno pressato a Lando, sia Domingo, Carreras e Pavarotti. Praticamente gli hanno detto: noi ti facciamo lavorare. Senti, guarda che mafia. Noi ti facciamo lavorare. Però, dice, dischi non ne puoi fare. Ha fatto uno o due, mi sembra. Ma ti facciamo lavorare. Lando guadagnava all'anno, lo so io, l'ho visto io, 1.200.000.000 delle vecchie lire. L'anno. Perciò, praticamente quando era malato Pavarotti, era l'unico che poteva rimpiazzarlo, era Lando Bartolini. Se succedeva qualche cosa a Placido Domingo, che era malato, l'unico che poteva rimpiazzarlo era Lando Bartolini. È incredibile sapere queste cose, perché sono proprio cose che... Ma sono cose vere queste, capito? Realtà. Poi lui, dalla Filadelfia, quando ha finito gli studi, se n'è andato a New York. E mentre era vicino alla metropoli, ha visto James Levine. Lo sai chi è James Levine? Sì, è anche un ebreo lui, un grande dirigente, che è il dirigente dell'opera di New York, la metropoli di New York. Sì. E gli ha detto: io sono un giovane tenore, dice, vorrei incontrarla. Dice: lei si mette d'accordo con la mia segretaria e non c'è problema, dice. Allora così l'ha scritturato alla metropoli a New York, James Levine, a Lando. Gli ha fatto il sedere così a tutti. È stato Lando, perché a Lando gli hanno trovato le corde vocali come un dito, grosse, potente. Te lo dico io. Io ti sto raccontando la vera storia, che non lo sanno tanti. Sì, e questo è importantissimo, perché questa informazione non si trova da nessuna parte. No. Ora, poi lui fece un libro, e quando andai lì, dice, difatti alla fine mi vedi che c'ho un libro in mano a io. Hai visto quel sì. libro che è quello che me l'ha regalato? È un libro che parla di lui, di tutta la sua carriera, via di seguito. Ce l'ho io. Allora, a parte questo, Lando ha lavorato ha fatto tutti i teatri del mondo. Tutti! La metropoli di New York, ha fatto, e ti racconto una storiella breve. Lui era all'opera di Los Angeles. Mi spiego? Allora a un certo punto finisce il concerto e bussa qualcuno. Lui c'aveva il bodyguard Lando. Bussa qualcuno nel suo camerino e dice: c'è una signora che lo vuole congratulare. E chi è? Barbara Streisand. La cantante. Non le sai queste cose. E sono cose che fanno onore nella vita con un certo personaggio, capito? Non è facile avere a che fare con un personaggio così. Perché lui ha lavorato con tutti, con Riccardo Muti, con tutti i più grandi dirigenti del mondo. Sì, direttori di orchestra. Infatti, quello che durante il video che tu hai prodotto su Lando Bartolini, quello che è venuto fuori, e forse era pure la tua intenzione, si vede che nonostante sia stato un personaggio così famoso e unico, lui è una persona molto umile, molto umile. Tuttora io
purtroppo ti devo dare una brutta notizia, che adesso lui ha quasi 80 anni. 3 anni fa, purtroppo, devo dire purtroppo, gli è venuto il Parkinson. Ho capito. Lui trema, come si dice adesso, sì, capito? Sì. Prende le pasticche, prende i medicinali, però c'è il Parkinson, come si dice. E via, si dice. Però, questo. Gaetano, lo possiamo dire che Bartolini non era da meno di Pavarotti, era meglio di Pavarotti, di Domingo e meglio di Carreras, te lo sto dicendo io. È stato tenuto, racconto cazzate io. Sì, è stato tenuto sotto pressione, all'ombra. Bravo, perché loro il culetto gli faceva piri 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 gli faceva, capito? Specialmente il Placido Domingo, perché io sono la storia. Ho capito. Era molto geloso Placido Domingo di Lando Bartolini, capito? Ho capito. La gelosia e l'invidia è molto brutta, molto brutto. Brutto. In questo branco, capito? Sì. Gaetano. Però Lando ha guadagnato un sacco di miliardi, lui sta benissimo, capito? L'hanno fatto guadagnare, sì, un sacco di soldi. Sì, ascolta. E tra l'altro poi, l'ultima cosa, tra l'altro poi, parlando, dice, io c'avevo pure un manager, una signora manager ebrea che abita a Francoforte, ho lavorato tanto con lei. E dove abita? Mi ha dato l'indirizzo, è a 4 passi da casa mia. Sono andata a trovarla io e gli ho mandato i saluti di Lando, per Lando. Guarda, sono belle cose queste della vita, capito? Certo, certo. Gaetano, siamo arrivati alla fine di questa trasmissione, ma noi riprenderemo, ci collegheremo di nuovo il prossimo sabato a quest'ora. Aspetta, non andare via perché io chiudo e parliamo un pochettino con te. Sì, ma aspetta, perché non ho visto la tua trasmissione da principio nel mio coso? Nel tuo Facebook? Te lo spiego io tra poco. Fammi chiudere qui. D'accordo. Allora, okay. Resta qui, non andare via. Allora vi saluto signori e signore, anzi signore e signori, vi saluto. Noi ci rivedremo prossima settimana, stesso orario, abbiamo cambiato, adesso saremo da me da mattino, infatti qui è già domenica, da voi in Europa è ancora sabato, potete seguirci anche su YouTube. Vi saluto Eugenio Perri da Melbourne e Gaetano Parise, musicista da Francoforte, dalla Germania. Ciao a tutti, resta lì.